Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro webinar che avvia un percorso di lavoro che comincia oggi con questo strumento virtuale, quindi a distanza, e si conclude invece nei 3 giorni di Smart City Exhibition che si terrà a Bologna dal 22 al 24 ottobre. Il tema è un tema di grandissima attualità, modelli e metodologie innovative per la competitività e lo sviluppo del paese. Dalla programmazione 2007-2013 a quella appunto 2014-2020. Dobbiamo imparare dagli errori fatti, dobbiamo imparare a far sì che questa nuova opportunità sia non un'occasione perduta, un'occasione persa, ma davvero un'opportunità di sviluppo per i nostri territori, per il nostro paese. Oggi lavoreremo, come ho detto, a distanza. Mentre a Bologna invece abbiamo organizzato dei laboratori di incontro e di confronto e di approfondimento di temi che oggi lanceremo. Molto velocemente, poi troverete online diversi temi, un'illustrazione dei titoli dei 3 giorni. Veloce. Mercoledì 22 ottobre, la mattina, laboratorio dal tema Valutare per costruire impatto sociale, economico e amministrativo dei modelli di coprogettazione dei servizi. Il pomeriggio, quindi dalle 14:30 in poi, alle radici dell'innovazione, la competizione collaborativa, modello di interazione e crescita di soggetti pubblici e privati. Il giorno dopo, la mattina, un laboratorio organizzato insieme all'Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI. Il titolo è Pratiche di Open Government nella città e opportunità di finanziamento nell'ambito di Horizon 2020. Questo la mattina di giovedì, mentre il pomeriggio di giovedì la nuova programmazione 14-20, le nuove sfide del Polo Ricerca e Innovazione. Per ultimo, nel pomeriggio, da governati e monitoranti, stato relazionale e nuovi modelli di cittadinanza. Parleremo ovviamente di cittadinanza attiva e delle opportunità di partecipazione nella gestione dei processi di programmazione. Venerdì, ultimo giorno di manifestazione, la mattina, ultimo laboratorio, fatto insieme all'Osservatorio Nazionale di nuovo del Smart Cities di ANCI, laboratorio sui temi dei finanziamenti, quindi strumenti finanziari e Smart Cities, dalla finanza di progetto alla finanza di programma. Infatti, l'ho detto, insieme all'Osservatorio Smart Cities, ma anche insieme a Studiare Sviluppo, che con noi ho collaborato anche lo scorso anno con dei seminari che hanno riscontrato un grandissimo successo. Quindi questo molto velocemente i temi che affronteremo a Smart City Exhibition. È un processo quello che abbiamo avviato. Sul nostro sito troverete la possibilità di leggere nel dettaglio e quindi anche l'abstract dei diversi incontri, così come la possibilità di iscriversi ai nostri seminari. Buon lavoro, ci vediamo a Bologna. Prego, dottor Cobis. Eccoci, buongiorno a tutti, mi sentite? Mi Sì, la sentono sentiamo forte. La telecamera ha qualche problema? Va Sì, vedere non è necessario, magari bene. sì. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa occasione di confronto e di approfondimento. Su questi temi che, come giustamente è stato detto, rivestono grande importanza e grande attualità, e ciò è anche dimostrato dal numero dei partecipanti che vedo molto consistente. Dunque, il tema è come ci stiamo avvicinando alla nuova stagione per la programmazione dei fondi europei 2014-2020, benché 2014 ormai è quasi finito, ma insomma questo avviene sempre quando la preparazione dei lavori, della documentazione è molto complicata come in questi casi. Qualche linea, qualche elemento per illustrare quello che abbiamo proposto alla Commissione europea alla fine dello scorso mese di luglio. Noi avevamo una scadenza, noi
Noi MIUR, come tutte le altre amministrazioni centrali e regionali, entro il 22 luglio dovevamo presentare l'ipotesi di nuovo programma operativo e questo è stato fatto, non è ancora formalmente iniziato il previsto negoziato con la Commissione Europea, che adesso dovrà farci pervenire chiarimenti, richieste e osservazioni. Sappiamo che l'obiettivo della Commissione è di chiudere con l'approvazione dei programmi entro la fine dell'anno, entro e non oltre la fine di questo anno, in modo tale che con l'anno nuovo potremo partire con la nuova stagione degli interventi, delle azioni. Il programma di cui il Ministero della Ricerca è titolare ha una dotazione complessiva che è intorno al miliardo e 700 milioni di euro, a differenza dell'attuale programmazione 2007-2013, si caratterizza per il fatto di poter contare anche su quote all'interno di questo miliardo e 7 di fondo sociale europeo, quindi oltre ad interventi nel settore della ricerca scientifico-tecnologica potremo occuparci anche di interventi legati al capitale umano. E nella costruzione del programma, nel modo in cui noi abbiamo inteso proporre alla Commissione Europea, ma come faremo anche nelle prossime settimane, anche con il partenariato istituzionale italiano, quindi regioni, rappresentanze del mondo della ricerca pubblica e privata, noi siamo partiti da una riflessione, come correttamente deve essere, rispetto alle cosiddette lezioni che arrivano dalla programmazione precedente, dalle precedenti programmazioni. Alcune di queste lezioni sono di segno positivo, ma altre sono di segno negativo, e quindi ci è sembrato corretto e doveroso concentrarci non soltanto sugli aspetti migliori che abbiamo potuto ricavare dalle precedenti interventi, ma anche porre l'attenzione su ciò che poteva essere fatto meglio, che non è stato fatto e che si può approfittare adesso di fare meglio. Tanto per cominciare, noi in linea anche con quella che poi è la politica nazionale che si sta concretizzando in quello che poi sarà nelle prossime settimane il cosiddetto programma nazionale della ricerca, abbiamo individuato alcune aree di tipo scientifico-tecnologico su cui concentrare il lavoro e gli interventi. Sono quelle aree che sono risultate nell'ambito del territorio meridionale quelle dove gli interventi precedenti sono riusciti a creare aggregazioni pubblico-private di alto livello, di alta qualità, di grande capacità competitiva, nella logica di valorizzare e di rendere sempre più competitive le competenze che siamo riusciti a individuare e a evidenziare, a far emergere nei singoli territori regionali con le precedenti programmazioni. Quindi gli interventi mettono, tutto il programma mette al centro l'obiettivo di intervenire su queste aree, che sono 10-12 aree di tipo, ripeto, scientifico-tecnologico. All'interno di quelle aree noi vorremmo costruire, e vedremo come vorremmo costruirlo, anche la metodologia di costruzione degli interventi merita di essere sottolineata, come vorremmo costruire qualcosa che sia effettivamente coerente con gli obiettivi di sviluppo che ci assegna l'Unione Europea nel momento in cui ci attribuisce
la titolarità di queste risorse. L'idea di base è questi di innovazione. Anche non fisici, in cui si possano creare opportunità di innovazione e di sviluppo. Quello che abbiamo cercato di dire più volte è che è forse una delle lezioni di segno negativo che ricaviamo dal passato, è che la logica dei bandi, la logica della produzione e aumento dei progetti, l'idea di un progettificio come a volte è capitato di osservare nelle azioni delle precedenti programmazioni, debba essere in qualche modo abbandonata. Occorre più che finanziare numeri anche notevoli di progetti o progettini, lavorare per creare delle condizioni stabili in cui si possa produrre sviluppo attraverso ricerca e innovazione. Credo che questo sia anche un po' un ruolo nuovo che la pubblica amministrazione si deve porre. Non credo che basti più incrementare banche dati di progetti numerosissimi, ma occorre orientare gli interventi in modo concertato, in modo condiviso, verso alcuni obiettivi, non molti, che siano tipici e praticabili all'interno dei territori, ma che abbiano la capacità di far fare al territorio un salto di qualità per questo la logica che presiede questo programma vuole mettere insieme gli interventi sul capitale umano e gli interventi di ricerca, di sostegno alle attività di ricerca. Siamo convinti, sono personalmente convinto, che un'azione di valorizzazione di capitale umano, di creazione di nuovo capitale umano formato in un modo diverso, con migliori competenze, con esperienze più moderne, non possa essere un'azione fine a se stessa, ma deve avere come riferimento fondamentale poi gli sbocchi per questi giovani nel campo della ricerca e dell'innovazione, quindi con un collegamento importante alle esigenze del territorio, alle esigenze del mondo pubblico e privato della ricerca a cui quei giovani fanno riferimento, ma anche, e credo che questo sia anche un aspetto importante, questo capitale umano, questi talenti vanno allevati, vanno educati, vanno accompagnati e preparati anche verso forme nuove di autoimprenditorialità, di capacità di creare in proprio forme di business a partire dal proprio talento e dalla propria energia creativa. Quello che credo io personalmente è che il Mezzogiorno d'Italia in particolare sia particolarmente ricco di talento e particolarmente ricco di qualità, nei giovani, nelle industrie, nelle start-up, nel mondo universitario, nel mondo degli enti. Manca, come sempre mancato, probabilmente un
un filo che riesca a collegare questi, queste competenze, un contesto all'interno del quale queste, queste competenze possano muoversi, un coordinamento di queste competenze. Il finanziamento di numeri anche elevati di progetti di per sé ci rendiamo conto che non riesce a produrre questo tipo di cambiamento. Finanziamo tanti progetti anche molto, molto validi, molto, molto significativi, ma le condizioni di base profonde del, del territorio del Mezzogiorno non si, non si modificano. E quindi probabilmente occorre appunto, come dicevo, cambiare un po' il modo di agire, e per questo che noi pensiamo che da un lato le azioni a sostegno del, della valorizzazione, della qualificazione del, di un nuovo capitale umano, dall'altro interventi importanti sul campo della ricerca come sul campo della infrastrutturazione debbano trovare il modo di collegarsi, di viaggiare insieme, di confluire insieme in, in operazioni coordinate e stabili. Pensiamo a questo punto infatti che come è stato anche detto prima e come sarà oggetto di uno degli, del, dei laboratori del, di Smart City Exhibition a Bologna, che in questa logica proprio il concetto della collaborazione competitiva e quindi della co-petition, come si dice, cioè sia una delle, 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 dei punti su cui siamo, ci siamo convinti è che oggi siamo in un mondo in cui non è più possibile che qualcuno nel chiuso di qualche stanza immagini un intervento, costruisca un, un'azione, costruisca un bando e lo cali dall'alto e, lo, e aspetti che qualcun altro poi lo... lo attui. Occorre una partecipazione molto più attiva da parte dei possibili utenti, al punto che occorre progettare insieme l'intervento, occorre ascoltare il territorio, occorre ascoltare il contesti di riferimento, non basta però soltanto ascoltarli, perché poi ad ascoltare sono buoni tutti, bisogna trasformare quell'ascolto in un contributo attivo, partecipato e concreto, e questo poi si collega direttamente ad un altro tema che è caratteristico in questo programma, ossia come noi rispondiamo all'esigenza che ci pone la Commissione europea rispetto al, al, all'efficienza e l'efficacia nella gestione di queste risorse. Molti di voi sapranno infatti che tra gli obiettivi dell'Unione europea nella sua politica di coesione e che sono stati posti all'attenzione dei vari stati per realizzare i propri programmi, c'è un obiettivo molto particolare, molto importante, nuovo rispetto anche al passato, che è questo obiettivo tematico 11, che parla della capacità istituzionale per gestirli al meglio. Tema gigantesco, per cui sappiamo tutti quanto, quanto, di, quanto delicato sia questo, questo tema. E nella, nel, nella parte del programma che si occupa di questo obiettivo, noi abbiamo proprio messo questi concetti di coprogettazione, di condivisione, di partecipazione dal basso, perché proprio
quelli, secondo noi, anche quelli fanno parte del modo corretto di gestire i fondi, perché se un intervento nasce con una corretta analisi e partecipazione dei vari soggetti, dei vari stakeholders, come si dice, ma non i classici, i soliti stakeholder, anche allargato a settori della società non sempre coinvolti in questo tipo di operazioni, già si parte con una prospettiva diversa e con una possibilità poi di centrare meglio obiettivi concreti e seri nella realizzazione. E questo ci torna utile anche per un altro aspetto, perché, come di nuovo si diceva e si citava prima tra i laboratori dell'evento di Bologna, noi crediamo molto alla necessità che il cittadino passi dalla figura di governato alla figura di monitorante, sia in grado di non soltanto di rendersi conto di come vengono utilizzati i suoi soldi, perché poi noi parliamo dei soldi europei per la ricerca, capito? Ma sempre dei soldi nostri si tratta, che fanno un giro strano, ma partono dalle tasche di ciascuno di noi e poi tornano per finanziare questi progetti. Dicevo, non soltanto rendersi conto di come vengono utilizzati, ma di favorire la partecipazione alle decisioni circa l'utilizzo di questi soldi. L'idea che il cittadino sia un portatore non soltanto di bisogni, ma anche di soluzioni, portatore di competenze, è qualcosa, questo sì, di positivo che abbiamo imparato con l'attuale programmazione, grazie agli interventi che abbiamo fatto nel settore delle città intelligenti e in particolare dell'innovazione sociale, e che vorremmo recuperare, valorizzare e renderlo un tratto costante di tutti gli interventi, al punto che siamo sono io personalmente abbastanza convinto di poter dire che l'innovazione o ha una caratteristica sociale, nel senso che risolve, va verso la soluzione di problematiche sociali, ma lo fa in modo socializzato, quindi coinvolgendo i portatori di bisogno nella individuazione e realizzazione delle soluzioni, oppure non è innovazione. Probabilmente un concetto, un'espressione al limite del provocatorio, però mi vado convincendo che forse questa è la strada che dobbiamo, con un po' più di coraggio, provare a perseguire. E in tutto questo c'è poi ovviamente il tema della trasparenza nell'utilizzo di questi fondi. Abbiamo anche su questo fatto una discreta esperienza in tema di open government, in tema di open data. Vorremmo essere molto più incisivi con questa nuova programmazione. Non ci basta più rendere trasparente quello che si è fatto, perché su questo si fa un po' di confusione. Si invoca molto la trasparenza nell'utilizzo delle risorse, si invoca molto gli open data, eccetera, e si realizza tutto poi, anche nella migliore delle soluzioni, delle ipotesi possibili, nel rendere evidente, nel dar conto di ciò che si è fatto, quindi a partita chiusa, a decisioni assunte. Noi vorremmo spostare l'attenzione anche sul momento in cui le cose si decidono, o si programmano, o si progettano. Faccio sempre un esempio, anche qui al limite del provocatorio, ma per dare l'idea. Chiunque oggi va su un qualsiasi
sito che mette in evidenza banche dati di progetti a partire dal nostro PON, ma per passare a Open Coesione e quant'altro, si rende conto dei progetti finanziati. Si rende conto che il Ministero della Ricerca, per esempio, su quel bando ha finanziato quei 7, 8, 10, 20, 50 progetti. Non si vede mai, però, quanti progetti sono arrivati, quali sono i progetti che non sono stati finanziati e perché è stato finanziato quel progetto e non gli altri. Io credo che questo sia il corretto modo di fare trasparenza, perché la trasparenza è partecipazione. La trasparenza ha senso se consente la partecipazione. Se è soltanto una vetrina in cui uno passa davanti e vede quello che c'è dietro la vetrina, è un po' fine a se stessa e non aiuta molto su un elemento che è importante, che è quello della ricostruzione di un legame di affidabilità, di fiducia tra società civile e pubblica amministrazione, un legame che sfido chiunque oggi a dire che abbia tratti positivi o tratti soddisfacenti. Dipende da noi pubblica amministrazione, che dobbiamo avere il coraggio di impostare l'azione in un altro modo, e questo, ripeto, è quello che abbiamo in testa e la stiamo dimostrando da subito, perché il programma, così come è stato presentato a Bruxelles, è stato messo a disposizione di chiunque, costruendoci intorno una consultazione pubblica. Ormai vanno di moda le consultazioni pubbliche, ormai si fa la consultazione su qualunque cosa, salvo poi domandarci che cosa succede di questa consultazione, che quali sono gli esiti della consultazione. Mi si chiede un contributo, mi si chiede un parere, io lo do, ma poi che cosa ne fanno questi del mio contributo? Non c'è niente di peggio che chiedere a un cittadino il suo parere e poi non dargli conto di quello che è stato del suo parere, cosa ne è stato fatto, se è stato recepito, non è stato recepito. Vedo spesso delle consultazioni in cui si fornisce un indirizzo di posta elettronica e si dice scrivi qua, ti faremo tanti saluti. Nella logica della coprogettazione, anche noi, anche con la nostra consultazione, abbiamo cercato invece di dare un tratto diverso a questo tipo di operazione. Chi di voi ha partecipato e sta partecipando alla consultazione, che ricordo a tutti è aperta fino al 30 ottobre di quest'anno. Chiunque accede al sito consultazioneponricerca.miur.it vede il documento ufficiale presentato a Bruxelles, ma vede anche un documento di sintesi riscritto, cercando di renderlo il più leggibile anche e più fruibile anche da chi non è un addetto ai lavori e che è più pratico di questi argomenti. Ogni singolo paragrafo di questo documento è commentabile in modo pubblico, chiunque scrive qualcosa, tutti gli altri lo possono vedere. E alla conclusione di questa operazione noi assicuro che noi renderemo noto che cosa abbiamo recepito, che cosa non abbiamo potuto o voluto recepire, perché abbiamo recepito questo e abbiamo recepito o non abbiamo recepito quell'altro. Credo che questo sia il modo corretto di interagire con il nostro mondo esterno, ed è questo stesso meccanismo è quello che noi vorremmo replicare tutte le volte che, a partire dall'approvazione del programma con il concreto utilizzo dei soldi e quindi la definizione delle azioni, vorremmo
svolgere, quindi replicheremo questa metodologia anche nel momento in cui saremo nelle condizioni di decidere come tecnicamente e concretamente utilizzare quel 1,7 miliardi di cui abbiamo parlato prima. Una delle caratteristiche che ritengo positive della precedente programmazione è lo sforzo di interazione che abbiamo realizzato e portato avanti con tutti i nostri interlocutori, usando forme di comunicazione anche più moderne, come si diceva prima, da Twitter a Facebook, a siti web e quant'altro, e oggi è un'altra di quelle occasioni in cui siamo qua a disposizione nel tempo che ci è dato per approfondire queste tematiche di cui ho provato a parlare in modo sintetico, ma anche tutto quanto il resto. So che l'interesse delle persone non può non concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi e le linee della nuova programmazione, ma che ci sono anche tanti, forse, partecipanti che hanno questioni legate agli attuali interventi in corso di finanziamento. Siamo qui per, nei limiti del possibile, dare risposte plausibili, idonee e utili. Sì. Allora, per quanto riguarda la consultazione, come dicevo, il sito di riferimento è consultazioneponricerca.miur.it. In questo momento sono presenti su questo sito quasi una cinquantina di contributi, anche molto corposi, molto articolati, molto, molto dettagliati. Il numero di per sé può essere letto in tanti modi, anche sicuramente non è un numero elevatissimo. C'è da dire che il tema non è poi travolgente dal punto di vista dell'entusiasmo suscitabile. Certo, non stiamo parlando di scuola, dove evidentemente ci sono molti più interessi, eccetera. Però a me interessa guardare il contenuto dei contributi. Ce li stiamo leggendo tutti, li stiamo sistematizzando tutti, alcuni sono particolarmente interessanti, e ad alcuni abbiamo anche provato già a dare qualche risposta volante, quindi abbiamo deciso di proseguire la consultazione, che in un primo momento si concludeva il 30 settembre, ma non per altro, ma perché appunto man mano che ci avviciniamo verso la fase di negoziato con la Commissione e l'approvazione del programma, abbiamo bisogno di stimolare ancora di più i contributi dall'esterno. Ma per quanto riguarda i risultati della precedente programmazione, noi abbiamo un parco progetti che è stato finanziato, che è in corso di svolgimento e che si concluderanno secondo i termini previsti tra la fine di quest'anno e la metà dell'anno prossimo, che è molto numeroso. Abbiamo circa 500 progetti in corso di svolgimento, che sono tanti, sicuramente sono tanti, sono progetti molto importanti, molto, molto consistenti dal punto di vista della loro dimensione anche finanziaria, che coinvolgono un numero elevatissimo di soggetti pubblici e privati nel loro svolgimento. La caratteristica di questi progetti è che sono poi radunati soltanto in quattro interventi:
la ricerca industriale, i distretti, l'infrastrutturazione, smart cities e social innovation. Il tratto interessante di questi progetti è che hanno avuto la capacità, in particolare i progetti sui distretti tecnologici, di favorire le aggregazioni, di favorire delle squadre di alto livello scientifico e industriale che si stanno caratterizzando per non essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione del progetto, ma hanno la capacità, stanno dimostrando la capacità di andare oltre la vita del singolo progetto, ed è per questo che siamo partiti da questo tipo di aggregazione legata a quelle aree di cui parlavo prima, per continuare a insistere su quel tipo di competenze. Tra i tratti più positivi che segnalo c'è sicuramente l'intervento che abbiamo fatto a favore di soluzioni di ricerca e innovazione per le città intelligenti, le cosiddette smart cities. Dico per inciso che quando abbiamo fatto questo bando nel marzo del 2012, è stato il primo bando a livello europeo che ha anche anticipato alcune linee della programmazione comunitaria e che ha pensato che parlare di città intelligente voleva dire anche parlare di soluzioni innovative tecnologicamente parlando per lo sviluppo della città intelligente. E poi abbiamo l'intervento a cui io personalmente sono legato moltissimo, che è quello dell'innovazione sociale, interventi fatti a sostegno delle idee presentate da giovani sotto i 30 anni, che insieme al bando startup che è venuto poco dopo ha avuto la capacità di far uscire dall'ombra tante energie, tanti talenti, tanti giovani ben attrezzati dal punto di vista delle competenze. Senza questo bando probabilmente non avrebbero avuto questa possibilità. Non mi nascondo che ci sono elementi critici e anche di segno negativo che vanno dal numero eccessivo dei progetti e quindi una certa dispersione di questi interventi, e anche e soprattutto al fatto che fatichiamo a rendere la macchina amministrativa nostra e di tutti i vari soggetti che non sentono più. Mi sentite? Ecco, no, stavo dicendo che quindi sul tema del rendere la macchina amministrativa più efficace ci siamo già interrogati, abbiamo già lavorato nel corso di questa programmazione, lo abbiamo potuto fare nell'ambito e nei vincoli di quella che era la legislazione vigente in quel momento. Per fortuna questa legislazione adesso è cambiata, sicuramente saranno utilizzate per non ripetere gli errori passati.
di uno specifico intervento di, a carattere nazionale, che era quello sui cluster tecnologici nazionali. E andiamo dall'aerospazio all'agri-food, alla chimica verde, l'energia, fabbrica intelligente, mobilità sostenibile, salute, tecnologie per i beni culturali, per gli ambienti di vita e così via. Insomma, che sono quelle, ripeto, quelle che non sono state inventate da qualche parte così, ma sono il frutto dell'analisi di come si sono poi andati aggregando sui temi su cui si sono andati specializzando gli attori nei vari territori. Allora, per quanto riguarda il bando Smart Cities, in effetti sì, non tutte le risorse inizialmente attribuite a quel bando sono state utilizzate. Questo significa che questo è un aspetto che giudico positivo, nel senso che non c'è necessità per forza di consumare tutti i soldi. Si consumano i soldi quando ci sono i progetti che meritano di essere finanziati. Dopodiché, dottor Cobbis? No, io sento. Ok, scusi. Sì, sì. Quindi dicevo, come sempre avviene, l'utilizzo delle risorse residuate da quell'intervento poi vengono impiegate in accordo con la Commissione europea e con i vari soggetti che fanno parte del cosiddetto comitato di sorveglianza del programma su azioni o esigenze nuove. Faccio l'esempio proprio di queste risorse che a un certo punto far partire nuovi progetti per lo svolgimento dei quali probabilmente i tempi, vista il termine di chiusura del bando, non erano più proponibili, e invece dedicare più attenzione alle attività di gestione e controllo di questi progetti, rafforzando le strutture dedicate al controllo della spesa, degli stati di avanzamento, si è ritenuto più opportuno migliorare la capacità di spesa dell'amministrazione, la velocità di spesa dell'amministrazione, implementando far partire ulteriori nuove iniziative. E poi qual è l'altra domanda era che rimacchi dovevo dire? Direi che noi abbiamo provato nel corso di questa programmazione a cambiare il modo di fare comunicazione. Noi siamo stati sempre abituati come amministrazione a osservare modalità di comunicazione che possiamo definire unidirezionali, cioè qualcuno fa una cosa, la comunica e la trasferisce. Nel corso della programmazione abbiamo cercato di cambiare radicalmente questo concetto, passando a una comunicazione molto più interattiva, più bidirezionale, in cui il sito web, per esempio, non è più soltanto un sito di notizie, ma è un sito in cui si può dialogare attraverso gli strumenti social che oggi utilizziamo e che tutti conosciamo, e faremo di più e meglio, sicuramente. Per citare un esempio, tutti sapete che uno degli obblighi che ha il soggetto che è titolare di un progetto PON è quello di tappezzare
le pareti del proprio laboratorio, della propria struttura di manifesti in cui c'è scritto il progetto è finanziato con i soldi del PON, eccetera, eccetera. Una modalità di comunicazione a favore del cittadino resa obbligatoria dai regolamenti comunitari, ma che di per sé poi non racconta niente di quel progetto, non aiuta in nulla il cittadino e non lo rende effettivamente cittadino monitorante, come si diceva prima. Già da subito noi stiamo cominciando a chiedere ai singoli titolari di finanziamento di arricchire quei cartelli con il cosiddetto QR code, quindi quei codici che fotografando i quali si ricavano notizie molto più aggiornate su quel progetto, ma ci sono anche soluzioni anche molto più spinte dal punto di vista tecnologico che si parla dei cosiddetti beacon per il racconto di questi progetti, cosa che cercheremo di fare il prima possibile. Allora, per quanto riguarda il discorso dei cluster, noi l'abbiamo detto, scritto anche in questo programma e anche in quei documenti che stanno cominciando a girare per quello che riguarda la programmazione nazionale. I soggetti cluster, come anche i distretti tecnologici regionali o nazionali, sono degli interlocutori di riferimento fondamentali. Ognuna di quelle aree di cui parlavo prima vede un cluster organizzato che governa in qualche modo l'attività di ricerca e di innovazione nell'ambito di quel cluster. Non veicoleremo le risorse sui cluster. Vorremmo rendere i soggetti cluster, come i soggetti distretti, degli interlocutori nella governance di questi interventi, di questi progetti. Sono soggetti che abbiamo contribuito a far nascere, che sottoporremo ad una analisi, a una valutazione per capire i risultati e le positività che hanno realizzato. Ovviamente nell'ambito di quell'area non tutto si esaurisce in quel cluster, ci sono tanti altri soggetti che vivono e si alimentano in quell'area, ma il soggetto che raduna le migliori competenze, che si è organizzato con una sua struttura, eccetera, sarà un nostro interlocutore privilegiato. Per quanto riguarda il discorso delle PMI, qui dobbiamo fare un discorso più attento, nel senso che noi fino adesso abbiamo considerato che una delle modalità di aggregazioni, di cluster, chiedendo progetti sostanzialmente in cui venisse sempre ritagliata una quota per la piccola e media impresa. E nella piccola e media impresa metto anche il tema delle start-up che merita particolare attenzione. Probabilmente questo tipo di concetto, questo tipo di impostazione non è più sufficiente. Non è più sufficiente perché in realtà quello che noi verifichiamo e che abbiamo verificato è che questi interventi strutturati in questo modo, nella logica dei bandi, delle aggregazioni, delle squadre 8, 10, 12 partecipanti con le varie regole del bando, in realtà non modifica la situazione dei singoli territori. C'è una fotografia che si fa alla partenza dei bandi e la stessa fotografia poi è quella che ricaviamo alla fine del bando. E molto era conseguenza anche di alcune rigidità che la legge, la 297 in particolare,
imponeva. Dovremmo cominciare a ragionare anche di modi e di modalità di agevolazione diversa a seconda del soggetto che si presenta e dal luogo da cui arriva quel soggetto. Personalmente ritengo utile, e la norma questo oggi ce lo consente, che prevedere lo stesso livello di agevolazione con lo stesso tipo di percentuali di intervento per quelle imprese che operano in contesti più favorevoli all'interno del Mezzogiorno, tipo per esempio alcune regioni, non possa essere lo stesso per tutte le regioni. Ci sono delle situazioni di partenza più difficili in alcuni ambiti territoriali che probabilmente meritano di essere considerati nel momento in cui si scrive una call, si scrive un avviso. Così come non è possibile dal punto di vista procedurale trattare l'impresa neonata, la startup che ha magari 5 mesi di vita, con le stesse identiche regole con le quali si governa l'intervento a favore di un'impresa di più grandi dimensioni. Tutto questo è stato così finora, purtroppo, perché la norma esistente tanti spazi non li consentiva. Oggi questa vincolo, questa rigidità non c'è più, e mi auguro anche con il contributo di tutti di poter individuare caso per caso le soluzioni migliori a sostegno di questa capacità. Dopodiché è chiaro che la piccola e media impresa, alla piccola e media impresa, per crescere, svilupparsi e migliorare la sua capacità di fare innovazione, non basta soltanto il PON ricerca, evidentemente. Occorre tutta una serie di interventi e di politiche molto più larghe, molto più estese. E quello che mi auguro è che ci sia in tutti i settori dell'amministrazione pubblica e della politica la stessa sensibilità.